Ciao! 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 Salve ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Prima che inizi, lasciate un bel like, prima cosa. Seconda cosa, lasciate l'iscrizione. Terza cosa, attivate la campanellina per non perdervi più nessuna notizia di questi video che vi pubblico. Allora, se mi sentite un po' con la voce bassa oppure con un po' di raffreddore, è normale. È normale perché siamo al mese di ottobre e diciamo che quando uno sta a ottobre si può pigliare sempre un po' di raffreddore. Lasciamo perdere questo. Io oggi vorrei con voi andarmi a proiettare per il mondiale che ci sarà dal 16 novembre in poi. E si giocherà proprio nella terra del Qatar. Attenzione, perché comunque il Qatar potrebbe essere una sorpresa di questo mondiale, però questo ancora non lo possiamo sapere. Essendo che volevo un po' proiettarmi per quanto riguarda il mondiale, ho deciso di fare i pronostici dei gironi, girone A, girone B, girone C e tutti gli altri. Oggi partiamo proprio col pronostico del primo girone, dove ci sono Senegal, Olanda, Ecuador e proprio il Qatar. Proveremo a fare il pronostico e vi dirò il mio parere. Iniziamo subito? Direi di sì. Anzi, prima di iniziare, comunque il mondiale sarà sicuramente una competizione difficile come sempre. Perché di solito quando una squadra va al mondiale, le partite si cerca sempre di giocarle. Anche le squadre più scarse, non lo so, anche l'Ecuador è venuto al mondiale per giocare, non è venuto lì per perdere. Tutte le squadre che stanno al mondiale, un motivo ce sarà, no? Che hanno fatto un percorso per arrivare lì, pure anche il Marocco, potrei dirvi comunque altre nazionali. La nostra nazionale non c'è, che ci facciamo? Speriamo per il 2026, ho visto che Mancini filtra ottimi. Un grande ottimismo, speriamo che sia così. Iniziamo subito. Quarto posto! E lo faccio vedere con la lavagna. Quarto posto lo diamo proprio al Qatar. Allora, perché ho dato il quarto posto nel girone? Allora, io capisco che il Qatar comunque è una squadra, è una nazionale che quest'anno gioca a casa loro. Quindi magari ci sono più spettatori, magari sono più supportati e magari giocano meglio le partite. Però poi se vado a vedere la loro rosa, se vado a vedere la loro squadra, non mi piace per niente, nel senso che non ci sono dei giocatori che ti possono fare la differenza effettivamente. Quindi io credo che non si qualificheranno, però devono essere contenti di essere arrivati fino a questo obiettivo. Il girone che gli è capitato poi è pure abbastanza semplice, perché a parte il Senegal, il Qatar deve andare a giocare contro il, a parte l'Olanda, il Senegal deve andare a giocare contro. Qatar deve andare a giocare contro il Senegal e l'Ecuador, quindi non so, partite difficilissime. Quindi io do questo quarto posto. Vedremo effettivamente quello che succederà con Qatar. Mi interessa però guardarla questa squadra. Vedrò le partite perché non so se sapete, si potranno vedere tutte le partite su Rai 1, su Rai 2, su Rai 3 e vedremo un po' questa nazionale come si evolverà, se riuscirà a vincere o meno. Però per il momento mi sento di dare un quarto posto, niente di più. Andiamo avanti. Terzo posto. E lo diamo proprio all'Ecuador. Attenzione, perché qui c'è un discorso particolare da fare. Non so se voi sapete, Caicedo non è più un attaccante della nazionale ecuadoriana perché si è ritirato dalla nazionale. Perciò non giocherà più con l'Ecuador. La cosa divertente è che nell'Ecuador adesso ci sono due Caicedi, una roba veramente epocale. Perché ho messo l'Ecuador al terzo posto? Vedendo le prestazioni dell'Ecuador, l'anno scorso va a giocare contro l'Argentina e riesce a pareggiare. Poi vince varie coppe della De qua, allora non mi pare per niente una scarsa nazionale. Di quella squadra, sapete che mi piace soprattutto Estupiñán. Mi
faccio un discorso un po' particolare. Ho giocato con Estupiñán a FIFA, cioè l'ho messo, no? Mi è piaciuto tantissimo. Il FIFA è diverso dal calcio, però ho visto che spinge. Non conosco molto bene il giocatore dal punto di vista del calcio, però so che appunto ce l'ho avuto su FIFA. E quindi ho messo questo terzo posto per l'Ecuador. Vedremo un po' cosa succederà anche a questa squadra. Però, cioè, alla fine il fine giustifica i mezzi, no? Perché il Qatar sì, sta in casa, è ok. Però l'Ecuador a livello di rosa, a livello di squadra è superiore rispetto al Qatar. Poi, a meno che non gli succedano delle robe incredibili, vinceranno contro il Qatar. Quindi gli metto la terza posizione. Andiamo avanti. Yes! Eccola qui la seconda posizione. La diamo proprio al Senegal. Voi che vi aspettavate che mettevo l'Olanda seconda? No, vabbè, l'Olanda adesso ci facciamo un discorso a parte per quanto riguarda la prima posizione. Perché ho messo il Senegal secondo? Se magari il Senegal può avere dei problemi, però alla fine 3-4 giocatori che possono fare la differenza ci stanno, eh. Uno su tanti è Koulibaly. Koulibaly, se sfrutta i calci d'angolo di testa le partite al Senegal, le fa vincere. Anche perché il Qatar non ha una straordinaria difesa, l'Ecuador non ha una straordinaria difesa, il Senegal può sfruttare calci d'angolo. Sfruttando questi calci d'angolo, con Kalidou Koulibaly può sicuramente cercare di segnare di testa. Perché il secondo posto? Ho messo il secondo posto perché il Senegal mi sembra una squadra compatta, intatta, e poi come hanno un portiere molto conosciuto, no? Portiere del Chelsea, Mendy. E quindi diciamo che non c'hanno soltanto Mendy e lui, c'hanno anche qualche altro giocatore importante. Ad esempio, no? Faccio un esempio: Mané, Mané te la fa la differenza, e come se te la fa la differenza. Quindi io credo che il Senegal possa arrivare secondo in questo girone, vincendo quasi sempre contro il Qatar e contro l'Ecuador. Non so se sapete il formato di questo mondiale. Ogni nazionale tre partite dovrà fare. Poi ovviamente ci saranno i playoff, andata e ritorna. Una cosa un po' così, no? Ok. Il Senegal secondo. Adesso ci manca una. Andiamo ad analizzare il primo posto. Ed eccolo qui, il nostro primo posto. Il primo posto lo diamo proprio all'Olanda. E diciamo che la squadra è superiore sia rispetto all'Ecuador, sia rispetto al Senegal e sia rispetto al Canada. L'Olanda la vedo come una nazionale molto molto forte. Perché quando deve affrontare big match contro le nazionali mi piace sempre. Ora posso fare un esempio. Va bene che la Nations League è una competizione dove le persone non si impegnano, va bene tutto, però ha battuto il Belgio all'andata, l'ha battuto 1-0, ma scusate, al ritorno, queste ultime partite l'Olanda ha battuto il Belgio 1-0, ma nell'andata l'Olanda ha vinto 4-1, se non erro, no? 4 gol contro il Belgio. Comunque il Belgio non è che sia una nazione del cazzo, no? Quindi dimostra come l'Olanda è solida, compatta e una gran bella squadra. Il simbolo di questa banda chi è? Potrebbe essere Depay, potrebbe essere il loro portiere, potrebbe essere tutti quelli che Pavare, ma secondo me il simbolo della squadra è proprio Van Dijk. Vi dico perché. Van Dijk per me è il miglior difensore centrale del mondo. Adesso. Quindi se io gli do questo titolo, questa referenza, questa citazione per lui, vuol dire che quando i giocatori sono i più forti del ruolo, vuol dire che sono decisivi, no? In delle partite. Van Dijk, secondo me, può fare la differenza ancora di più di quella che farà per me Koulibaly. Quindi Van Dijk, sapete bene, è alto quello che è alto più di 1,90 m, è bravo, c'ha un bel piede. Non c'ha problemi a difendere, non ce l'ha mai avuti, mai ce li avrà. È perfetto, sempre preciso negli anticipi, tutte queste cose qua, no?
quindi io metto l'Olanda al primo posto non solo per lui, lui è uno dei tanti, è il simbolo principale, però calcolate che Dumfries, nostro giocatore, può fare la differenza, e come se la può fare, perché se Dumfries piglia la giornata giusta, le partite te le vince da solo, fa il cross perfetto, fa un gol preciso, le partite le può vincere. Quindi, come prima di questo giro, non ci metto proprio l'Olanda. È una squadra che mi piace tantissimo. Sapete, posso pure dire che è sottovalutata, perché comunque tante persone la sottovalutano un po' troppo questa nazionale, quando alla fine le partite le gioca sempre bene. Quindi, recap di questo girone. Prima Olanda, secondo Senegal, terzo Ecuador, quarto Qatar. Queste erano le mie, i miei pronostici. Ovviamente vi ricordo che li potete fare anche qui, anche voi, qui sotto nei commenti. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Eccoli qua. Ok, ci vediamo direttamente in un prossimo video. Ciao!